Allora, cosa cambia con l'autonomia speciale questo posto, professore? Ma cambia molto. Innanzitutto abbiamo la grande soddisfazione di essere considerati uno dei grandi musei nazionali. Non è che sono tanti, sono 14 in tutto, insomma. E siamo il museo nazionale dell'Abruzzo, non siamo il museo dell'Aquila. Ovviamente la sede meravigliosa è all'Aquila, però siamo il museo della regione, quindi il centro culturale, artistico, storico della regione. Architetto, possiamo dire un nuovo corso, anche adesso che diciamo le misure si sono allentate con il Covid, anche col suo avvento, diciamo così. Allora, un nuovo corso sicuramente, ma un nuovo corso del secondo millennio, perché il Museo Nazionale è del 1951 e fu affermata proprio l'importanza di tutta l'esperienza storico-artistica abruzzese con questo grandissimo intervento del castello cinquecentesco che ospitava tutti i grandissimi maestri con importanti collegamenti con le maggiori case reali e scuole fiorentina, napoletana, internazionale. Quali saranno le iniziative da mettere in campo subito anche per essere attrattori in questo momento? A noi interessa molto il discorso dei ritorni, ossia in realtà un lungo periodo di stop, grandi sofferenze, la pandemia adesso in via di risoluzione assolutamente sì, e quindi restituire anche all'Aquila quel complesso di opere che per molto tempo ora sono state ricoverate. Quindi un grosso lavoro di ritorno al castello, il mammut ridato a tutti, è ancora nei ricordi molto forti dei cinquantenni, perché no, adesso lo restituiamo ai bambini e ai giovani. C'è il rischio che Franceschini voglia inventarsi qualche altra riforma, nel senso che rimarranno così le cose, avvocato? Sicuramente rimarranno così, semmai miglioreranno, insomma. Potranno migliorare. Insomma, abbiamo un forte impegno da parte del governo in queste attività e nella valorizzazione dei musei nazionali. Quindi... Ecco, e il Munda rimarrà qui all'interno del mattatoio, alla Rivera. Dunque il nostro obiettivo, come ovvio, è di andare al castello il più presto possibile. Ecco. Quindi adesso staremo dietro come cani da guardia ai lavori, per far sì che i lavori possano andare avanti certo, nella maniera più sollecita, però finché questo certo non ci sarà, qui abbiamo una splendida sede. Certo, e abbiamo contezza dei lavori al castello, dottoressa? Abbiamo perché contezza questa... perché c'è già una collaborazione forte del museo con la sovrintendenza, il segretariato regionale e il MAXI. Inoltre un gesto che io credo sia dovuto a tutti è il ritorno del Gonfalone, un'opera d'arte identitaria dell'Aquila, che testimonia anche il collegamento con i territori, un grande lavoro di restauro fatto dall'Ufficio delle Pietre Dure. Già pronto? Stiamo allestendo, diciamo, il trasferimento. Io mi auguro che in autunno questo gonfalone ritorni all'Aquila, intanto in questa sede, per poi eventualmente essere poi inserito nell'allestimento del secondo millennio del castello. E potendo dare una data forse del castello, anche possibilistica, non l'azzardiamo. Non sarebbe elegante, perché i colleghi della sovrintendenza stanno lavorando assiduamente, il segretariato, stazione appaltante anche. Io penso che questo sarà almeno per una prima parte abbastanza imminente.